Infatti, anche se ancora mancano alcuni decreti attuativi che poi renderanno pienamente efficace l'attivazione delle comunità energetiche, noi ci interessava appunto avere un momento di riflessione e di discussione sui criteri e le modalità di attivazione delle comunità energetiche, perché innanzitutto il ruolo dell'ente pubblico non è detto che deve essere assolutamente il protagonista, ma può essere anche solo un facilitatore, un agevolatore. E in primis proprio nel controllare che la comunità energetica sia fatta con delle regole e delle condizioni che avvantaggiano tutti, non solo chi fa l'investimento sui pannelli fotovoltaici, ma anche il singolo cittadino che magari sta nel centro storico e non ha possibilità di fare un impianto, però ne può beneficiare come consumatore. Su questo ci sono diverse possibilità, diversi modi di costruire e di normare una comunità energetica, e quindi noi affronteremo molto questo aspetto normativo, diciamo, e di impostazione. E anche per questo che il convegno vale anche come credito formativo per le categorie degli architetti, dei geometri e dei periti. Quindi un momento veramente di dibattito importante e di confronto dove speriamo di tirar fuori diciamo, la miglior proposta e la miglior soluzione per una futura comunità energetica del Comune di Buci.